Ma stiamo cercando di riorganizzare i servizi, soprattutto territoriali. Questo sarà fatto attraverso il nuovo piano sociale e sanitario integrato regionale per ottenere la migliore integrazione possibile fra le funzioni sociali e quelle sanitarie per poter dare risposta alle nuove esigenze dei cittadini toscani, che sono fatte di ospedali sempre più specializzati, cosiddetti per intensità di cure, ma hanno bisogno di un territorio che si organizza per prendere in carico soprattutto le cronicità e le fasi post-acuzie, cioè dopo l'ospedale e anche prima, per evitare il ricovero. Stiamo pensando che questa sia la strada migliore per il futuro, per spendere al meglio tutte le risorse disponibili senza sprechi e per soprattutto rispondere alle esigenze della popolazione in termini di qualità della vita, di salute e di benessere.